continuare a essere quello che è stato, una grande fucina di classi dirigenti, innanzitutto perché ha costruito una capacità di aggregazione di persone che, appartenenti a mondi diversi, danno il loro contributo a Milano, su una piattaforma, come dicevo prima, riformista, su una piattaforma che abbraccia provenienze politiche diverse, culture politiche diverse, accomunate però dalla convinzione che soltanto il riformismo può essere la chiave per governare realtà complesse come Milano.